Konnichiwa, cari giappo amici, e benvenuti tutti quanti voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer ed eccoci qua su Rocket League stagione 5. Quest'oggi per ovviamente un video speciale dedicato insomma all'ultimo giorno dell'anno. Allora vediamo un po' qua della Huracan, non ce ne frega cavoli. Eccola qua la nostra macchina, la nostra macchinetta col sushi con la bandiera giapponese. Perché ci andiamo a giocare quest'oggi nella partita casuale. Eccola qua, la modalità a tempo limitato, ovvero il breakaway invernale. Così per salutare anche tutti quanti voi, insomma, per ringraziare tutti quanti voi di tutti quanti i likes, i commenti anche dell'anno. E insomma, spero che anche il prossimo anno sia un anno grandioso per tutti quanti noi. Cioè, per me, per voi iscritti, voi fan, per voi tutti. E insomma, vediamo un po', non so come festeggiare. Alla fine ho detto, vabbè dai, è uscito questo. Questo evento particolare totalmente invernale. Mi sa che scivolerà alla grande, vediamo un po'. Ci siamo? Ci siamo. 3 contro 3, mamma mia ragazzi. Ovviamente noi diamo sempre il nostro meglio in questa partita. Vai così a cannone, porca miseria che pezza. Ecco, giochiamo noi, siamo la squadra blu. Mamma mia, liscio. Che poi io comunque a Rocket League ci gioco e sono, cerco anche di essere competitivo. Non ci gioco spesso e volentieri, ma dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Oh oh oh, che te spigni? Cazzarola. Ecco, bravo, butta giù, butta giù. Occhio, occhio. Va ragazzi, che tocca segnare. No, 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 no. Cazzo di Buddha. E vabbè, siamo sotto 1-0, stiamo sotto Slinku. Slinku. Mamma mia, che nome che c'hai, amico mio. Mamma, è abominevole, sì, è uomo delle nevi. Bravi ragazzi. Vai che qualcuno ha fatto boom. Dai che tocca pareggiare, dai che tocca pareggiare. Qualcuno si è bloccato, ti è, beccate questo, così. Dai ragazzi, buttate sto disco dall'altra parte, vai. E dai amico, togliete però. Coordiniamoci, cazzarola, vai così. Dai che tocca pareggiare, dai che tocca pareggiare. No, 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 no. Mamma mia che bordello, vai così. Vai con lo sparata giù. Vai così a cannone. Vai, passatemi il disco, coraggio. No, 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 no. Cazzarola. Vai, vai che sta scivolando. Vai così in gol, vai così in gol. Autogol in realtà, vediamo un po', replay, buoni tutti. Probabile un autogol. Probabilissimo, sì, infatti mi sono sbagliato, uno pari. Però siamo per noi questo Genis, non ho visto il numero, cazzarola. Vai così. Ovviamente io quando scendo in campo cerco sempre di dare il meglio di me. Poi ci sono le volte ovviamente che perdo, no? Volte che vinco, come può capitare. Bravo, vai, buttala là, vai, vai, bravi. Magari fate l'autogol. Cazzo, avevo andato boom. Ok. Ma ragazzi, tocca segnare. Bravo, vai, vai. Vai, sì, vai così, 2-1 per noi. Ancora Genis, 36, grandissimo, doppietta per lui. Grandissimo, grandissimo, lui che non fa niente, noi stiamo per arrivare. E 2-1 per noi, bene così, forza ragazzi, forza ragazzi. Forza ragazzi. Mettiamo la lava. No,
Vai, buttiamola via. Ma che magari gioco in porta, va. Fagli prendere il turbo. Turbo preso. Vai, vai che sto qua a centrale. Dai che sto già qua a centrale. Dai ragazzi, coraggio. Sto bella a cannone. Dai, buttala qua, buttala qua. Cazzarola. No, rimpallo, no, no, no. Torniamo, torniamo. Non devono pareggiare questi. Buttiamola via. Dai, su, Genis, cazzarola. Ho fatto quasi l'assist. Spaziamo via. Che qualcuno stia in porta, cazzarola. Bravo, hooligan. Combatti. Combatti così. Vai, combatti muro. Vai, vai. Vai, cazzarola, quasi. Dai che manca 1:18 e siamo sopra. 1:18 e siamo sopra. Spaziamola via, sti gran cavoli. Dai, 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 coraggio, ragazzi. Va che manca 1 minuto ora. Vai, vai. E gol. Vai così. Vai così. Che gol. Mamma mia, ragazzi. Che gol. Mamma mia, che golazzo. Eccolo qua dal vostro Andros, alias Giappo Gamer. Mamma mia. Mamma mia, che gol, ragazzi. Che gol. Ti è becca di questo, va. No, 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 no. Bravi, bravi, vai, lottate. Butta in mezzo, butta in mezzo. Buttatela in mezzo. 30 secondi rimasti nel frammente. No, 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 gli torno indietro. Bravi, bravi, tenete il disco là. Lontano dalla porta, eccolo che attacca. No, che culo. Che culo. A 12 secondi, che culo. Porca la miseria, in parte forse anche per colpa mia. Però 3-2 siamo sopra, dai ragazzi. Lottiamo questi 12 secondi. Non ci facciamo pareggiare. Vai. Boom, cazzarola. Il disco rimane là. Bravo, spazzala, spazzala. 3, 2, 1. E sta pure segnando. Vai così, vai così. Vittoria per noi. Vittoria per noi. Mamma mia, bene così, bene così. Bene così. Vota per la rivincita. Ma anche no, torniamo al menu principale. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che vittoria in questo evento. Oserei dire, ormai è diventato un evento tradizionale per Rocket League. E che dirvi, insomma, eccoci qua con la macchina, insomma, originale, col colore originale, bianco e rosso come il Giappone, con la bandiera del Giappone col sushi sopra. Insomma, io videogioco così a Rocket League. Poi magari, ecco, fatemi sapere se qualcuno di voi magari gioca, magari vogliamo organizzare anche qualche partita, perché no? E allora, vediamo un po', pronto da riscuotere. Allora, vediamo un po', andiamo un attimo a riscuotere qualche sfida. Va, vediamo un po' se c'è qualcosa da riscuotere. Stagione? Eccolo qua. Vai, vai così, riscuotiamo questo. 176. Ok, siamo al 175esimo livello, bene così. Ok, un bordo avatar limitato. Ok. Trusted the crust. Un adesivo. Però non è giapponese. Vabbè, pazienza. Ce ne faremo una ragione. E 20.000 K. Quindi praticamente abbiamo oltrepassato anche un livello. Vediamo un po' area 2 che ci sta. Oh, riscuotiamo pure questo qua. Va, visto che ci siamo. Ma sì, dai. Siamo sotto le feste. Dai, apriamo un po' qualche tipo di pacco. Due casuali competitivo, ok, ricompensa, bene così. Area 1 l'abbiamo quasi completata.
E va bene, ok, allora eccoci qui. Gioca 5 partite durante il Frosty Fest 2021, pronto per riscuotere. Attenzione, vediamo un po'. Ma dov'è che sta? Completa 3 partite in duello casuale o competitivo. No, ma non ci sta, ma non è vero, cavolo, che c'era quello. Ma il Frosty Fest tornerà al periodo dell'anno più gelo fino al 3 gennaio. Vediamo un po' la lista sfida evento. Ricordi che controllare due volte e sbloccare oggetti a tema. Vabbè, insomma, comunque abbiamo giocato questa partita al Frosty Fest, ma direi che insomma è andata bene così. Dobbiamo completarne a 10 per ottenere delle ricompense. Vabbè, magari ecco, vedrò un po' di completarla, chissà. Comunque insomma, questo video è speciale, ragazzi. Io vi faccio, per quanto riguarda appunto questo video di oggi, tanti auguri per che sia un buon anno a tutti quanti voi. Vi ringrazio per quanto riguarda questo 2021. Io ovviamente partiremo alla grande per quanto riguarda il 2022, che ormai è prossimo. Mi raccomando, insomma, festeggiate bene, però ecco, con moderazione, mi raccomando, perché tengo a tutti quanti voi. E allora, il vostro Giappo Gamer, per il momento è tutto. Vi rinnovo ancora il buon anno a tutti quanti voi. Matane, e ai prossimi video.